Parliamo di un tema di forte attualità, anche spesso si parla di melanoma spesso d'estate, no? A contatto con il sole. Invece i dati sono per certi aspetti molto preoccupanti perché sono in forte crescita. Possiamo dire che Villa Salus, nella figura di Giulio e Chiara Franceschini, sono stati sempre in prima linea nella, diciamo, campagna di sensibilizzazione, ma anche naturalmente nella propria attività professionale, nel cercare di far conoscere, di debellare questa tipologia di problema. Oggi strumenti sono naturalmente a favore e naturalmente all'avanguardia, soprattutto per quello che riguarda il riconoscere questa patologia, e Villa Salus è sempre stata, ripeto, ha sempre investito nella promozione ma anche negli strumenti. Fa piacere essere qui anno per anno per documentare questa tipologia di attività. E allora, ecco, chiedo al professor Giulio Franceschini: come mai questo aumento di questo tumore, che in qualche modo sta colpendo non soltanto in passato età più avanzate, ma anche sempre più giovani? Ma innanzitutto la nostra campagna di prevenzione sta dando i frutti, perché la nostra associazione Neo Amico Mio, insieme ad altre associazioni in tutta Italia, hanno permesso di entrare nelle persone e di far capire il bisogno che c'è di monitorare queste piccole macchie inavvertitamente, magari considerate nei semplici, nei di bellezza, nei senza alcun fastidio. È importante vederli già da bambini, è importante controllarli l'evoluzione del colore, della forma e delle anomalie, delle bordature, delle atipicità di questi nei. Perché? Perché se noi li monitoriamo, se li teniamo sott'occhio, se facciamo delle fotografie mirate, posizionando con una mappa dermoscopica computerizzata la posizione e anche l'aspetto clinico, l'aspetto del colore e di tutte le altre caratteristiche che lo differenziano tra nei e nei, possiamo monitorarli negli anni e in questo modo vediamo le differenze prima ancora che sviluppano o il carcinoma della pelle o il melanoma. Perché? Perché le piccole avvisaglie, le piccole modificazioni che si hanno su questo aspetto obiettivo, in fondo è un'analisi indolore, è sufficiente con due strumenti o con una illuminazione a LED, quindi il dermoscopio ad epiluminescenza, oppure con la microscopia confocale che sfrutta invece la luce laser, come vedremo più tardi. Sicuramente noi possiamo percepire ogni piccola variazione di queste indicazioni che propongono verso la trasformazione di un tumore. Questo quindi, maggiore attenzione, maggior sensibilizzazione, strumenti idonei per controllare e monitorare, hanno permesso di scoprire ogni anno un maggior numero di lesioni atipiche, lesioni a rischio, che poi preventivamente asportate ci hanno permesso sicuramente di salvare la vita a diverse persone sia in Umbria che nel centro Italia. Vogliamo ricordare quelli che sono i nei atipici o pericolosi? Allora, innanzitutto considerate che l'aspetto omogeneo, cioè avere un neo tutto marrone o marrone scuro o marrone chiaro della stessa colorazione in maniera uniforme, già è un criterio di tranquillità. Se poi questo neo è rimasto così da anni, ormai lo considerano un neo cosiddetto semplice. Il problema è quando i nei hanno un aspetto diverso, cioè troviamo dei punti marrone scuro, dei bottoncini neri, tipo quelli che chiamiamo noi dei dots o dei punti, oppure degli aspetti irregolari a scheggia come un fuoco d'artificio, oppure queste colorazioni disomogenee, cioè quell'aspetto di neo a più colore, che poi vi faremo vedere anche attraverso le immagini a colori, ci permettono di capire che è un neo da prima a dopo ha subito delle trasformazioni, o è il paziente stesso che giunge da noi dicendo: dottore, il neo mi sta cambiando colore, è diventato più scuro, è diventato irregolare, è diventato più rilevato rispetto al piano cutaneo. Queste sono delle avvisaglie che sicuramente ci permettono di andare ad analizzare. La prima strumentazione è la dermoscopia di epiluminescenza, e poi successivamente, se è un neo cosiddetto irregolare, atipico, completamente diverso nella forma dei colori, con delle velature grigio bluastre, naturalmente è un neo che sta cambiando. A questo punto o si interviene chirurgicamente, e questo lo si può fare in zone non estetiche, in zone non esposte, altrimenti bisogna fare un controllo più
approfondito con la microscopia confocale, che ci permette primo di dire se era un neo atipico, un composto giunzionale dei vari tipi, oppure già stiamo entrando in quelle anomalie, in quegli aspetti che vedremo più tardi, in cui il neo è consigliabile toglierlo, ma toglierlo con un margine di sicurezza allargato che ci permetta di portare via la lesione neoformata in toto, completamente. Ricordavi l'importanza della prevenzione, ricordiamo Villa Salus sempre in prima linea con la prevenzione, con i partner importanti, la UCC, la Rotary Club di Assisi, il CESVOL, l'AVIS, che in questi anni porta avanti il progetto Neo Amico Mio, sia nelle scuole ma soprattutto proprio con dei check-in gratuiti nel territorio, che stanno raggiungendo numeri importanti, 4.000. Ecco, ricordiamoci l'importanza della prevenzione, e ecco, è un consiglio da medico: quando fare in qualche modo la prima visita soprattutto sui nei, e poi anche nel tempo quale sarebbe la cadenza preferenziale. Noi abbiamo chiamato questo progetto Neo Amico Mio perché non bisogna demonizzare tutte le macchie. Un neo può essere un neo di bellezza. Cindy Crawford, Marilyn Monroe, Robert De Niro hanno dei nei caratteristici, l'hanno contraddistinti per una vita. Però quando un neo subisce delle modificazioni non c'è un'età, perché a volte abbiamo operato anche dei bambini da 4 anni con un melanoma giovanile, un melanoma congenito, un melanoma questo più rari, lo capisco, però è importante. Quando un neo è scuro e ha forma irregolare e che il bambino abbia un anno o 5 o 10, non deve aspettare lo sviluppo, va fatto una foto, va fatto un controllo, va fatto un monitoraggio, perché lì solo la macchina ci dà la certezza microscopica ad epiluminescenza o confocale che quel neo ci può far stare tranquilli. Quindi torneremo per dei controlli successivamente, magari dopo un anno, dopo 3, dopo 5, però è la macchina che ci dà una mano entrando sotto la pelle, sfondando in maniera indolore i piani cutanei per vedere nelle caratteristiche più profonde. Poi il nostro impegno va al di là, perché noi dobbiamo anche promuovere una cultura della prevenzione, non solo fare la prevenzione fisicamente, bisogna andare nelle scuole superiori, le medie e le secondarie, ad insegnare di avere cura del proprio corpo, vedere le modificazioni, e questo in generale, non solo nell'aspetto dermatologico, ma la scuola deve essere in prima linea ad insegnare a vivere, a star bene e soprattutto a stare in salute. Sono con la dottoressa Chiara Franceschini, che ha portato avanti il progetto Neo Amico Mio, presente naturalmente per quanto riguarda Villa Salus, per quanto riguarda la prevenzione. Però con la prima domanda del progetto Neo Amico Mio si è parlato di circa 4.000 visite, un'esperienza importante dal punto di vista numerico ma anche proprio di rapporti. E allora la prima domanda è, perché questa tipologia di tumore spesso è sottovalutato, perché io ritengo che non è di quelli che, diciamo, un pochino subdolo, perché poi in qualche modo non provoca subito, possiamo dire, no, dei rallentamenti o comunque dei dolori particolari. Spesso ce ne si rende conto quando è stato avanzato, e proprio per questo è spesso sottovalutato. Assolutamente sì, il melanoma è un tumore asintomatico e il nostro assoluto scopo è quello di prevenire la diagnosi quando ancora il tumore non ha dato nessun tipo di segno. I melanomi nascono che sembrano dei comuni nei, questo è il motivo per cui bisogna andare a controllarsi i nei. Quando noi vediamo un neo, come si diceva una volta, che sanguina, che è diventato nodulare, che è cresciuto molto velocemente, eccetera, molto spesso siamo già di fronte a dei melanomi che sono melanomi molto importanti, e noi non vogliamo più diagnosticare melanomi sintomatici, perciò ben venga che le persone si controllino prima di avere un qualcosa che non quadra. E questo è molto importante nei giovani, perché purtroppo ormai l'incidenza del melanoma è sempre in continuo aumento anche nelle persone giovani. È importante in tutti coloro che si sono esposti al sole, sia per motivi di lavoro, immagino a persone magari che hanno lavorato all'aperto, persone che hanno lavorato nei cantieri, persone che magari si sono dedicate al giardino, eccetera, che quindi hanno accumulato ore e ore di sole nelle parti foto esposte, ma anche a quelli che ci sono andati per semplicemente per divertimento, e quindi chi magari al mare in gioventù ha preso tantissime scottature perché magari aveva l'abitudine di spalmarsi di olio solare. Perciò
Il melanoma va riconosciuto quando ancora non dà nessun tipo di segno, nessun tipo di sintomo. E ci sono delle regole che le persone possono seguire quando sono a casa. Quindi notare se ci sono cambiamenti nei propri nei, notare se ci sono nei nuovi in un'età che di solito è superiore ai 30 anni. Tutto questo impone di andare dal dermatologo e farsi controllare. Però ecco, a volte non c'è proprio l'educazione a fare questo genere di cose e quindi ci troviamo spesso di fronte a pazienti che hanno magari ancora dei melanomi franchi e che si vedono e che vengono diagnosticati troppo tardi. E questa è un po' un'assurdità, perché la pelle tra tutti gli organi è quello che è sempre sotto gli occhi di tutti, e quindi mentre magari valutare un polmone è ovviamente una cosa estremamente specialistica che richiede una lastra e richiede degli esami molto più approfonditi, valutare una pelle è una cosa che ciascuno di noi può fare dopo una qualsiasi doccia. Basta mettersi davanti a uno specchio con magari un altro specchio per vedersi alle spalle e riuscirsi un attimo a rendere conto se c'è qualcosa che prima non c'era e che ci può far andare a fare la visita dermatologica con un pochino più di anticipo. L'educazione alla prevenzione dermatologica non può essere fatta negli adulti, ma deve per forza essere fatta nei ragazzi. Se pensiamo che le scottature più pericolose per sviluppare tumori della pelle in età adulta sono quelle che si prendono entro i 27 anni di vita, è ovvio capire che è inutile parlare di protezione solare alle persone adulte, bisogna parlare di danni del sole ai ragazzi del liceo, ma anche a quelli delle medie, ma anche a quelli delle elementari, che sono sempre estremamente reattivi a questi argomenti, perché comunque li toccano in primo piano. Finalmente capiscono perché le mamme corrono sempre dietro a sti bambini con le protezioni solari, e anzi a loro volta diventano collaborativi, si mettono a cercare di capire se i nei che hanno sono buoni oppure no, spesso tornano a casa, ne parlano con i genitori e fanno un po' i dermatologi della famiglia. Quindi grandissime soddisfazioni abbiamo avuto da questo tipo di progetto, e è una cosa fondamentale, perché fare le visite gratuite alle persone adulte può in qualche modo aiutare a scoprire dei melanomi, ma educare i ragazzi è quello che aiuta a prevenirli e quindi che aiuta ad evitare che insorgano o che comunque si minimizzino tutti quelli che sono i fattori di rischio che uno può avere al di fuori dell'ereditarietà dei genitori e quant'altro. Quindi continueremo sicuramente a fare le campagne all'interno delle scuole, perché è una cosa alla quale crediamo veramente veramente tanto. Certo, è un impegno, perché ogni tanto ci ritroviamo di fronte a classi di 300 bambini che stanno tutti insieme perché vengono portati tutti quanti insieme, però devo dire che effettivamente sono interessati alla propria salute, alla propria pelle, al come comportarsi per non avere problemi, quindi effettivamente è una cosa che ci ha sempre dato molta molta soddisfazione. Un'altra ragazza che aveva da anni a suo dire un neo al ginocchio: no, ma io questo non lo toglierò mai perché ce l'ho da una vita, perché non mi interessa, perché è una cosa che ho già fatto vedere e mi hanno detto che lo potevo tenere. Di nuovo facciamo la dermoscopia, non sembrava una cosa particolarmente spaventosa, perché comunque era un neo simmetrico, era un neo tondo, non aveva quelle caratteristiche di nei sfrangiati di colori differenti che noi magari possiamo leggere negli opuscoli che troviamo. Però anche qui facciamo la microscopia confocale, andiamo nel dettaglio a vedere che tipo di cellule ci sono, e anche se ai bordi si vede che ci sono cellule più o meno normali, al centro di nuovo questa architettura, cioè queste maglie regolari che ci dovrebbero essere dappertutto, si sono completamente perse, quindi di nuovo è un qualcosa di anomalo. Questo strumento non ci permette ovviamente di dire se l'anomalia è già un melanoma o se l'anomalia è semplicemente una displasia, cioè un qualcosa che sta andando incontro a trasformazione, però sicuramente ci dice che questa è una lesione da togliere. Questo è uno dei casi in cui si capisce in che modo questo esame può essere utilizzato per fare una diagnosi. Abbiamo parlato della diagnosi, abbiamo parlato anche quando, insomma, possiamo attraverso anche i nuovi strumenti riconoscerlo. Allora, vista la diagnosi corretta, qual è il metodo migliore per l'asportazione? La dermochirurgia, bisturi tradizionale o laser? Allora, la risposta viene data in base alla diagnosi.
non possiamo scegliere a priori quello che sarà un intervento di chirurgia o di interventi di laser chirurgia. Perché? Ma se un neo è a rischio, se un neo dermoscopicamente e microscopicamente ha delle caratteristiche di atipicità, va tolto con il bisturi, quindi va fatto l'incisione fino al grasso con dei millimetri di sicurezza, e parliamo di nei atipici, nei giunzionali, nei irregolari. Se al contrario vediamo che un neo dermoscopicamente e microscopicamente è melanoma, lì bisogna allargarsi addirittura di 1 fino a 2 cm per parte dalla lesione. Quindi è importante che noi conserviamo una distanza di sicurezza. Il problema non sussiste se è una coscia, se è un gluteo, se è la pancia, ma pensate un po' a questo tipo di interventi fatti sul naso, su un padiglione auricolare, su un capezzolo, su un'areola mammaria, cioè zone in cui non è che possiamo tagliare tutto quello che ci piace e tutto quello che è necessario tagliare. Bisogna cercare sempre di fare un intervento esteticamente accettato dal paziente, senza deturpare viso, sguardo, palpebre o altre cose. Quindi è importante vedere se questo neo è benigno e abbiamo la sicurezza il 100%, specialmente per quei nei epidermici, ipocromici, cioè con poca colorazione, che si sono mantenuti così da una vita, quei brutti nei che si vedono sul viso, sul corpo, come escrescenze di carne semplice. Beh, allora su quelli interveniamo come una gomma a cancellare con il laser, tra l'altro diversi tipi perché sono diverse le potenze, diversi gli spot. C'è la possibilità che noi possiamo anche regolare la grandezza, la profondità, il taglio che noi vogliamo. Oggi col computer riusciamo a dire anche quanto calore dare alla fonte energetica, quanta profondità, ma quanto spessore di taglio. E questa è una tecnica, diciamo, estetica. Nel momento però che noi abbiamo a disposizione aree molto delicate, dobbiamo capire bene se è un intervento demolitivo per portare via un melanoma o è un piccolo neo estetico. Allora la tecnica è diversa, non siamo noi a decidere, ma è la diagnosi che ci condiziona la scelta chirurgica. Quali sono invece le fasi post-operatorie quando è necessario? Questo è molto importante. È molto importante perché una persona che è stata operata di un neo vuol dire che c'era un neo a rischio. Quindi bisogna considerare che la sua pelle, occhi chiari, capelli chiari, un fototipo, quindi l'uno, due, i tipi più chiari, è soggetto a possibili ritorni di altri nei che cambiano, di altri macchi, di altre piccole cheratosi attiniche che sono un po' sottovalutate. Nei giovani non sono presenti perché qualcuno le chiama le macchie della vecchiaia, ma non è vero, le cheratosi vengono in qualsiasi età, soprattutto di primo, di secondo e di terzo grado. Ma questo vuol dire che una persona che si sottopone ad un intervento deve essere logicamente monitorato negli anni successivi. Se è un melanoma, c'è il centro del melanoma di Perugia che seguirà gratuitamente il follow up di questi pazienti, e anche noi continueremo a seguirli e addirittura li richiamiamo dal nostro registro computerizzato quando vediamo che queste persone non rispondono o non si fanno sapere. Ah, io pensavo di aver finito, pensavo che dopo l'intervento era tutto concluso. No, perché il melanoma va monitorato, anche se è negli stati in situ, perché c'è la possibilità che una pelle chiara, una pelle delicata in quella maniera, possa sviluppare altri nei a rischio, far crescere altri nei atipici, e quindi è un soggetto delicato, un soggetto che va monitorato. A maggior ragione se poi la presenza del melanoma è nelle fasi 2, 3, 4 di Breslow, cioè quelli molto profondi, molto spessi, logicamente il rischio di metastasi, il rischio di infiltrare i linfonodi sentinella, limitrofi e anche a distanza, perché il melanoma è un po' anarchico, non segue le linee di conduzione dei vasi linfatici, quindi spara dove vuole, può arrivare all'osso, può arrivare al cervello, può arrivare al sottocute, fare delle metastasi satelliti intorno al melanoma stesso, quindi è veramente una bestiaccia da monitorare e da controllare. Quindi massima attenzione, il follow up di una persona con capelli rossi e con occhi azzurri o con occhi verde chiaro deve essere sempre con maggiore attenzione, perché si sottopone a un effetto dei danni solari sulla pelle maggiore rispetto a un fototipo 4, fototipo 3, che con occhi neri, capelli neri non è scevro da rischi, però è un pochino più protetto. Interveniamo il prima possibile perché la vecchia e la nuova generazione hanno delle strumentazioni ottimali per conoscere i danni che il sole e l'età fa sulla pelle. Quindi è importante conoscerli in tempo e intervenire con le diverse metodiche, con fili sottili senza lasciare cicatrici, perché questo è ancora oggi il miglior metodo per aggredire il problema dei tumori della pelle e delle neoformazioni cutanee.
Diciamo che la clinica Villa Salus è a disposizione da 30 anni con questa possibilità, dalla diagnosi alla terapia, e quindi larga ai giovani, diamo anche spazio a queste nuove generazioni che hanno delle tecnologie innovative e più moderne rispetto a noi.